nasce nel 1489 a Correggio, cittadina emiliana che gli darà i natali, il soprannome con cui passerà la storia dell'arte e anche la sepoltura. Nonostante il rapporto indissolubile con il luogo di origine, già feudo governato dalla coltissima mecenate Veronica Gambara, l'artista si dirigerà verso i grandi centri di innovazione pittorica per la propria formazione. Infatti si formerà inizialmente da pittori poco celebri nella sua Correggio, ma ben presto viaggerà verso la Lombardia, in particolare a Mantova, dove nei primi anni del Cinquecento entra in contatto, presumibilmente diretto, con l'anziano maestro Andrea Mantegna e con le sue opere più straordinarie, tra cui la Camera degli Sposi, importantissima per i suoi affreschi degli anni venti. Accolse anche le influenze leonardesche, dei morbidissimi sfumati chiaroscurali e la monumentalità plastica del Raffaello, ma si ritrova in lui una più generale sintesi di tutti i grandi pittori tardo rinascimentali, divenendo un mirabile esempio di arte proto-manierista. Nonostante il Vasari sia restio ad ammetterlo nelle sue vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, Antonio Allegri fu un grandissimo disegnatore, al pari del suo successore emiliano, il Parmigianino. A differenza dei fiorentini, il Correggio utilizza il disegno esclusivamente in funzione preparatoria dei dipinti, molto spesso complessi per volumi, illuminazione e spazialità, e quindi che necessitavano di numerose bozze per essere poi realizzati. Dopo alcune piccole commissioni nella città natale, l'Allegri viene chiamato a Parma, grande centro artistico emiliano, dove realizzerà tra il 1518 e il 1520 l'affresco sul soffitto della camera della raffinata badessa Giovanna Piacenza a capo del convento di San Paolo. La camera è coperta da una volta a ombrello di gusto tardogotico, su cui è dipinta una vegetazione ordinata e fiorita, nella quale si aprono 16 ovali, dai quali si possono vedere coppie di aggraziati e teneri putti rimandanti al mitologico corteo di Diana, dea della caccia, dipinta anch'essa, trionfante su biga, sulla cappa del camino della stanza. L'opera rimanda certamente alla visione mantovana della Camera degli Sposi, ma probabilmente anche a delle influenze romane, in particolare raffaellesche, apprese in un viaggio giovanile di cui non si hanno però conferme. Secondo la leggenda, pare che Correggio abbia esclamato la celebre frase «Anch'io sono pittore» davanti ad un'opera di Raffaello, probabilmente la Madonna Sistina, oggi a Dresda. A prescindere dalla veridicità dell'accaduto, questa citazione sembra rispecchiare appieno lo spirito con cui l'artista si approcciava alla grandiosa pittura del suo tempo, partendo da una realtà, quella di Correggio, decisamente meno favorevole della ricchissima Firenze o della innovativa Roma. La citazione si fa così motto universale dell'ambizione mossa dalla passione e del continuo confronto volto al miglioramento, che riescono ad essere espressi con quelle poche parole e ancor di più dalle opere dell'Allegri. Con l'affresco della Camera della Badessa si apre un decennio particolarmente prolifico per l'artista, che nell'ambiente parmigiano e più in generale emiliano diviene molto apprezzato e richiesto. È il caso dell'affresco sulla cupola della chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma, realizzato tra il 1520 e il 21. La complessità dell'opera è evidente, data la deformazione prospettica e la scarsa illuminazione della cupola stessa. Correggio riesce ugualmente a rendere la prospettiva e i volumi degli apostoli schierati circolarmente lungo tutto il bordo inferiore dell'architettura, poggianti su un anello di nuvole al di sotto delle quali si trova in ardito scorcio San Giovanni, chiamato al regno dei cieli da Cristo, mentre si trovava nel suo rifugio di Efeso, come racconta la leggenda aurea. Gesù è invece centrale, circonfuso da una luce aurea e attorniato dalla sua corte apostolica. La maestria dell'artista sta nello svincolarsi completamente dai limiti architettonici imposti dalla cupola, creando con la pittura uno spazio nuovo, in cui i fedeli dalla navata vedevano frontalmente il Cristo Salvatore, mentre per i religiosi stanti nel coro della chiesa risulti in primo piano San Giovanni.
Parallelamente al lavoro come frescante, Correggio realizza anche diverse pale d'altare per diverse chiese nelle più importanti città emiliane, con commissioni da Parma, Modena, ma anche dalla città natale e da Reggio Emilia. Proprio per quest'ultima realizzerà due pale con soggetto di Madonna con Bambino, ora venerati da Angeli e San Girolamo, ora invece da Putti e Pastori, dimostrando la padronanza di una pennellata morbida che sappia restituire i dolci volumi e gli splendidi giochi di luce e ombre, oltre che un effetto dinamico ed intesa dato dal dolce incrociarsi di sguardi e di gesti appresi dalla lezione leonardesca della Vergine delle Rocce. La fama che ottenne negli anni 20 del Cinquecento gli permise di ricevere commissioni anche per l'affresco della cupola del Duomo di Parma, importantissimo centro culturale dell'area emiliana. Proprio quest'opera è il suo capolavoro assoluto, che riesce a sublimare le ricerche spaziali e compositive per le cupole precedenti e anticipare le tendenze più vicine alla fantasia, che avranno larga diffusione un secolo più tardi con la pittura barocca. Riprende l'idea di una corona di nubi in primo piano, già utilizzata nella visione di San Giovanni Evangelista, proponendo qui una serie concentrica di ulteriori strati di nubi che lasciano spazio ad una luce calda e radiosa al loro centro. Su questi anelli di nubi, gruppi di santi, profeti, angeli, beati e cherubini sembrano muoversi circolarmente. Anche Maria, vera protagonista in quanto l'affresco rappresenta proprio la sua assunzione in cielo, è dipinta in una posa a braccia e sguardo rivolti all'insù e sorretta da angeli, e sembra unirsi a questo moto. Nonostante il risultato ottenuto con grande ingegno, l'opera non fu apprezzata dai contemporanei. Solo pochi ne compresero la potenza espressiva e anticipatoria. Tra questi Tiziano addirittura disse, rivolto ai detrattori: rovesciate la cupola, riempitela d'oro e non l'avrete ancora pagata a sufficienza. Per la committenza privata, Correggio realizzò spesso opere di mirabile sapienza tecnica e dal contenuto classico e raffinato. Dopo la delusione per l'incompresa assunzione di Maria del Duomo di Parma, si ritira nel paese natale, dove realizza quattro importantissimi oli a tema Gli amori di Giove per Federico Gonzaga. Tra queste opere spicca sicuramente La Dana, è dipinta nel momento in cui, nuda e sensuale, viene spogliata dal suo candido lenzuolo da un cupido fanciullo e Zeus, in forma di pulviscolo dorato che cade da una piccola nuvola, va ad unirsi carnalmente a lei. Il braccio destro di Cupido e quello sinistro di Danae sono allineati, esattamente come i loro corpi, andando a significare un allineamento anche degli intenti. L'opera, oggi alla Galleria Borghese di Roma, è stata di grande ispirazione per contemporanei come Tiziano, ma anche per pittori futuri che vedevano in questa figura candida e contenuta una sensualità dirompente, come ad esempio Antonio Canova, che la riprenderà proprio nella rappresentazione di Paolina Borghese Bonaparte. Antonio Allegri muore improvvisamente nella città natale di Correggio il 5 marzo 1534. Avendo dimostrato il suo talento in età giovanile, ma venendo stroncato appena raggiunta una mirabile maturità, verrà seppellito nella chiesa di San Francesco a Correggio, vicino ad una sua Madonna giovanile, oggi custodita a Dresda. Saranno suoi debitori grandi artisti del calibro di Parmigianino, Annibale Carracci e Rubens. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!